Allora, per la Peppetta, ho giusto bloccato la registrazione durante la notte per iniziare a recuperare un po' di materiali, far lavorare il nostro due di curo a cui abbiamo messo la sella, ripararci il fucile, cose varie. E ovviamente che succede? Mi arriva un Rex, ecco, tipo quello. No, non è quello, perché non, quello è un tech. Quello che è venuto qua non era tech, ma arriva un bellissimo Rex e cosa fa? Mi fa fuori l'ornitorinco che avevamo appena preso. Ma non è mica giusto tutto ciò. Sono molto moltissimo arrabbiato. Ciao, sì, anche lui è molto arrabbiato, lo so, hai ragionissima. Siamo tutti molto arrabbiati. E questo può significare solo due cose. O uno, che come mi avete detto abbiamo scelto un pessimo posto dove farci la base, perché qua arrivano le peggio bestie. Oppure che ci occorre molta più protezione di quella che abbiamo al momento. E soprattutto animali di livelli un pochino più alto. Dunque, vediamo di ampliare ulteriormente le protezioni presso la nostra base. Allora, cosa abbiamo laggiù? Cosa vedo? Vedo uno Yutyrannus, vedo Carno. C'è un altro Rex. Sì. C'è un gruppo di Raptor, ovviamente. Sì, potremmo prenderci un altro Rex. Però che livello mi sei? Un 38 e sta sanguinando molto. E un Yutyrannus livello 14, ma no. Ma anche no. Il 38 Rex potrei anche farci un pensierino. Sullo Yutyrannus invece ho i miei dubbi. C'ho i miei forti dubbi. Va, va, guarda che Rex c'è anche morto. Chi l'ha fatto fuori? Ah, ce l'ha con me. Ce l'ha con me, ce l'ha con me, ce l'ha con me. Su, 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 su. Giannina, su. Su, su, ce l'ha tanto come quel Carno. Carno, tu invece cosa mi racconti? Sei un 38. Gna, gna, voglio qualcosina di più. Ci occorrono bestie potenti. Molto potenti, perché la zona lo esige. Ma povero ornitorinco, l'avevamo appena preso, ero così contenta. Io però oltre tutto ciò vorrei anche farmi il fucile a pompa, ma non posso ancora farmi le munizioni. C'è un altro Rex. Lì c'è un altro Rex, ma mi sta morendo malissimo. Un 98. E con chi stai combattendo per essere ridotto così male? Scusami. Potrei anche provare a prenderlo, però è molto ferito, rischio di ucciderlo. Ma maschio o femmina? Scusa, io ho un maschietto alla base. Tu mi sei? Una femmina! Una femmina. Aspetta, aspetta, Cicci. Aspetta, 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 aspetta. Potremmo diventare grandi amici noi due. Aspetta, no, mi stai andando verso casa. Tu mi stai andando verso casa, ti vedo, ti vedo. Mi sa, mi sa, mi sa, mi sa che se non ci muore mentre cerchiamo di prenderlo. Dov'è? È sparito. Ah, Lillo, ciao. Sì, però non ti mettere sotto gli alberi che non ci vedo. Ah, sei bloccato, tesoro. Sei bloccatino per davvero. Ma forse è bloccatino per davvero. È bloccato veramente tanto male. È già anche guarito, ma sei lo stesso di prima, vero? Che no, non lo vedo più ferito. Ah, mi sa che si è sbloccato? No. No. Allora, aspetta che gli attacchi dall'alto mi stanno facendo venire un po' di mal di testa. Là. Ciao. Ciao, bel musetto. Vai, vai, continua a camminare, continua a camminare. Non ti preoccupare, scusami. Fammi un attimo ricontrollare il livello. Sì, è lui, cioè è lei. Va bene, va benissimo. Va molto benissimo, non aspetta, non ti girare. Ah! Che bella arietta fresca. No, si è liberato, dannation. No, oh, speravo di non dover rincorrerlo. Dove? Casa
Per dov'è casa? Per di là, restami qui. Restami qui, Cicci, restami qui. Mi fuggi? No, non mi fuggire, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Siamo lentissimi. Dove sei nascosto? Dove ti sei nascosto? Vieni per di qua. No, 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 non mi andare verso la base. Non mi andare verso la base. Ah, non ci vedo più una cipa, maledetti alberi. Non per di là! Non per di là, non per di là! Stai andando dalla parte tanto sbagliata! Stai andando da una parte tanto sbagliata! Ok, 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 bravo, gira, 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 gira. Ok. Cadici, cadici. Ok, ora però ci stiamo allontanando un po' tanto, Lillo, eh. Non ti nascondere sotto il bronto, che vigliacco. Che vigliacco. Stai svenendo? Oh, grazie, grazie, alleluia, alleluia. Un 98, ok. Ok, allora, dobbiamo giocarcela molto bene questa. Io come li faccio fuori gli stego? Non posso fare fuori gli stego, mi serve... Mi serve un montone. C'era un montone vicino a casa, ma ce la faccio ad andare e tornare senza che qualcuno mi mangi? Là, là che c'è un altro tech. Guarda che bella zona che è questa, eh. Guarda che bella zona che è questa. Livello 20, però, però. E là c'è un altro Rex. Mi era sembrato di vederlo prima con la coda dell'occhio. Di livello 70, la pepetta. Sì, signori, non camminatemi sopra il mio Rex, però, poverino. Vediamo se troviamo un montone qua in zona. Non mi dispiacerebbe. Oh, buongiorno, che voli ogni volta. Aspetta, sì, 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 fammi fuori il bronto. Fammi fuori il bronto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, raptor, raptor. La voglio io la carne. La voglio io la carne. No, dannazione, non ho fatto in tempo. Porca puzzellina. E non ti arrabbiare però, mamma mia, quanta gente brutta che c'è qua in giro. Oppala, dov'è, 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 dov'è? L'avevo visto, c'era un montone che girava per la base. Eccolo qua, eccolo qua. Ok, molto benissimo. Ok, dovrebbe essere qua sotto, dovrebbe essere qua sotto. Sì, è lì, è lì, 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 lì. Nessuno me li sta rompendo le scatole. No, no, ok. Per ora, per ora. Non cattiamo vittoria troppo presto. Addomesticati molto in fretta, tesoro. Molto, molto in fretta. Non vedo l'ora di farmi il fucile a pompa. Ok, per ora i Rex Tech sono di là, che non dovrebbero rompere le scatole a questo.
addormentato, però tra un combattimento con altre bestie è sicuro che mi si abbassa l'efficacia dell'addomesticamento, e visto che siamo riusciti a dargli subito carne di montone vorrei evitare. Più 48 livelli, oh ma che cosa bella, come siamo affamati. Aspetta Giannina, dobbiamo anche andare a fare i rifornimenti di cibo. No, anche sete. Ma porca puzzola, ce n'è acqua qua sotto? C'è una cascata laggiù. No, Correx si sta avvicinando. Andiamo a bere veloci. Oddio, che accoppiamento strano è questo, scusate. Cosa state facendo voi? Siete di specie diverse, vi giuro che non può succedere questa cosa, mi dispiace. Che facciata che ha dato quello. Là, bevi, ciao. Via, alla velocità della luce. È un peccato che non si può girare quando si usa la super velocità. Aiuto. Ciao Lillo, ciao, vieni, seguimi, ok. C'è l'altro Rex. Ciao, vieni per di qua. Allontanati poco. No, sta tornando. Ma l'avevo appena allontanato. Porca puzzola, che punto sei? 53. È troppo. Ma è più fretta. Dai, ti prego, che siamo al 99,9 di efficacia. Ti prego. Ecco, litigate laggiù voi. Laggiù però, rimanete lì. Bravi, molto bravi. Pronto, se me lo fai fuori mi togli un pensiero. Quante feritino. E beh, era già ferito prima che iniziassimo a lanciargli i dardi. Il panico. Però. No! Ha già fatto fuori il Bronto quello. Ma scusami, ma che livello sei? 70! E mi fai tutto sto casino. Per la pepetta. No, aspetta. Aspetta, Cicci. No. Cicci, vai per di là. Segui me. Non seguire il cavallo. Vieni di qua. No, non combattete proprio lì. Io gli sto lanciando dardi più che altro per indebolirlo. Però se per caso si addormentasse, gli stego non me lo facessero fuori. Un altro Rex. Ah, uno stego c'è andato. Ah, ne arriva un altro. E la pepetta che battaglia. Finché avviene lontana dal mio Rex addormentato va benissimo. Un altro stego fatto fuori, la Peppa è una macchina da guerra sto Rex. E ha fatto fuori anche l'altro, per la pipetta. Ciao Lillo, sì, vieni per di qua, segui me. Dai il mio Rex. Laggiù, ok. Dai, se ci svieni qui c'è anche la carne di montone del tuo amichetto svenuto. E ci crolla tantissimo. Molto bene. Lei chi è? Ah, è l'Ecus di prima, ok. Molto bene, tutto molto bene. Ok, con calma. Dammi un po' di carnina, Cicci, dammi un po' di carnina. Tu sei al 89, perfetto. Oh, ma che bella coppietta di Rex. Ma che bellissima coppietta di Rex. Ok. Due domesticamenti in corso. Per ora, in questa zona soprattutto, direi che sono più che sufficienti. Quindi ora semplicemente noi aspetteremo che i due si addomestichino, sperando che i raptor non vengano a rompere l'anima. E poi ce ne torniamo a casa con la scorta, sperando che nel frattempo qualcuno non mi abbia fatto fuori le restanti bestie. Sarebbe cosa molto gradita. Ok, uno domesticato. Ciao Cicci, 146 TA, tanto. Ciao bello,
Ciao bellissimo, vieni, segui me, segui me. Vieni per di qua, vieni per di qua, che qua ci sono i raptor. Vieni per di qua, che qua ci sono i raptor. Ti prego, ti prego, ti prego. Difesa, difesa, difesa. Ok, stai qui buono. Stai qui buono e difendilo. Difendilo a costo della vita. No, non è vero, non a costo della tua vita. Quindi questo è un maschio 70 e questa è una femminuccia. Molto bene, faccio accoppiare questi due. Ma faccio accoppiare questi due, non con quell'altro che ha livello schifo. Cicci, però puoi iniziare a mangiare, a domesticarti. Oh, grazie. Grazie. 23%, ok, molto bene. Lì vedo il raptor che inseguono Gallilimus. Io spero che Gallilimus si faccia i fattacci suoi e se ne vada a casino e non venga per di qua. No, ci mancavano solo i cosi. I Terror Bird, ma stai scherzando? Che bellino quello viola. No, Lilo, Lilo, via, via. Non portarmi tutti qui, Cribbio cacchio. Vai per di là. Ma ho appena beccato un micro raptor, pensavo di ucciderlo, sinceramente. Boh, con cosa si domesticava il micro raptor? Vabbè, ma tra... Oddio quanto scende in fretta il torpore. Aspetta, aspetta, gli do un po' di carne di mammut. Di mammut, vabbè, di montone. Dovrebbe andargli bene. Presumo, spero, non lo so. Non ho mai preso un micro raptor. Pensavo fossero passivi, tipo. No? Vabbè, meglio così. Ciao. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti va bene? Sì, gli va bene la carne di montone. Gli va molto bene la carne di montone. Ok. Ok. E micro raptor, mai preso il micro raptor. È stato più facile del previsto. Cioè, nel senso, pensavo fosse una rottura di scatole prendere un micro raptor. 69%, lì c'è un parasauro, lui caga. Quanto gli scende in fretta il torpore, mangia sta carne di montone e non rompere l'anima. Oh, micro raptor. Ciao micro raptor, che bellino, che bellino. Aspetta, 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 aspetta. Oh. Ma rimane con la bocca aperta così? Va bene. Va bene, sei molto carino comunque. E ce ne andiamo in giro con il micro raptor sulla spalla. Perché non fa molto figo. Fa molto molto figo. Che bello si fa però. Guarda come mi segue. Cosa hai fatto? Cacca tirando sulla coda? No, non si è fatto notare, tranquillo. Cicci, c'è morto un altro così, eh? Dai, che c'ho paura che qualcuno mi sbrani le bestie che ho a casa, ti prego. C'ho solo un Rex di livello decente a difendere tutti. Che poi tutti sono quattro gatti, però... Quel poco che abbiamo vorrei che venisse difeso. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, finally! Ah, molto bene. Molto bene, Lillini, seguitemi. Ma che bello! No, scusa. Cioè, ma io non avevo visto che aveva questo colore meraviglioso. E anche tu non sei niente male. Ma che bella coppietta, ma che bella coppietta. Vai veloci verso casa, veloci verso casa. Ma guarda tutti quei Gallilimus che mi invadono la base. Ma perché? Ma fatevi i fattacci vostri, andatevene via. No, io non le voglio fare le recensioni. Dai, che rottura di scatole, non ne voglio. Ci siamo, ragazzuoli, sì, come siete veloci, bravi voi. Guarda che bello questo. Guarda che bello questo, che livello 6. Livello 17. Livello 17, ce la farò a buttarlo giù con un dardo. No, no, state fermi qua. Fermi qua. Cicci, se ti becco in faccia ti riesco a buttare giù con un dardo. Proviamo. Proviamo. Ah, scusa, non ti arrabbiare, svienici, svienici. No, dove? Dove? Ma no! Ma sei volato in acqua. Ah, ma non sta morendo. Allora, aspetta. Tieni carne. Ha dei colori troppo bellini questo. Ma, cioè, non muori, non muori affogato? Ok, livello 17 basta un colpo e vanno giù. Però riescono a fare un balzo prima.
Ma potrei darti anche carne di montone, in effetti. Aspetta, aspetta, aspetta. Scusi, mister. Mi può dare? Sì, così. Vai. Vediamo, vediamo, che forse mi sale di un livello un pochino più decente se gli do la carne di montone. Anche se ormai mi sa che avrà finito il domesticamento, perché sta mangiando come un maialino. Ma davvero non mi stai morendo affogato? Ma che cosa carina! E ce l'abbiamo! E ce l'abbiamo, mi sei salito a livello 25, vabbè, dai. Non schifo, ma neanche niente di che. Signori, scusate, scusi, Stego. No, Stego, non hai capito niente, vattene. Due di Curus, fallo passare, ti prego. Fallo andare via, fallo andare via. Lontano dalla mia vista, vattene. Dai, è troppo carinissimo. Ha dei colori troppo bellini, bellini. Ah, va bene, quindi ci siamo riusciti a procurare un bel po' di difesa e abbiamo ripristinato il numero di ornitorinchi alla base. Molto bene, di ornitorinchi, mi raccomando, perché il plurale è sicuramente ornitorinchi. Ok, allora, la prossima mossa è ovviamente quella di far accoppiare un pochino di bestioline, ma prima di fare questo ci siamo intanto liberati di un microraptor che... Cosa sta facendo? Ciao, cosa guardi? Cosa... Niente, lui guarda su, va bene, ok. Perché ho intenzione di fare una specie di missione suicida? No, vabbè, non proprio suicida, però vorrei andare nella parte centrale della mappa, perché mi avete detto che è una zona molto molto figa, ma anche molto molto pericolosa. Quindi per cui io mi sa che mi libero di un po' di cose, giusto per evitare di perderle, cioè tipo il GPS, però potrebbe servire. Vabbè, no, dai, non serve. Qui intanto stiamo producendo come se non fosse un domani. Ok, e liberi di ogni peso, io direi che possiamo partire ad esplorare quella zona che appunto mi avete detto che è molto figa, io presumo anche molto pericolosa, quindi appunto ci andiamo senza una cippa, giusto per esplorare. Allora, fammi vedere, dobbiamo andare per di là. Aspetta, aspetta, non tirare pugni a niente. Pronti, via, alla velocità della luce. Ovviamente quando facciamo questa cosa il gioco lagga malamente, però non importa. Ma questa super velocità tipo ha una durata? Non vedo timer, non vedo niente. No, posso... Quetzal, ciao. Scusa, non mi posso fermare adesso, dopo ti ammirerò. Quando torniamo, magari. Sono un po' di corsa in questo momento. No, non vedo timer, non vedo niente. Quindi volendo noi possiamo andare alla super velocità all'infinito. Molto bene. Ci piace sempre di più questa... questa armatura di Iron Man. Ok, momento pausa giusto per vedere se sto andando nella direzione giusta. Molto bene. Posso tirare fuori la mappa mentre andiamo alla super velocità? Molto bene. Posso fare anche altro mentre andiamo a super velocità? No, non posso fare niente. Ok. Posso girare, non posso tirare fuori arnesi, attrezzi di nessun tipo. Cos'è? Aspetta, aspetta. Ah! Aia, aia. Cosa? No, 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 fermati. Ah! Oddio. Ho visto un robot, ho visto un robot, però abbiamo preso troppa velocità. Non sono riuscita a fermarmi. Ah, ma ci sono i robot di Extinction. Ok, ci siamo. Allora, l'entrata dovrebbe essere qua. Giusto, qua sotto io. Sì, però tutta sta roba in metallo fa questi riflessi con la luce che non sono fastidiosi, no, di più. Ok, devo passare per di qua, presumo. Sto andando dalla parte giusta, sì. Aia. Wow, sembra di essere in un acquario. ok. Ma c'è una barriera, la posso passare io? Muoio? Che succede se vado oltre di qua? Posso andare? No, sembra di no. Come faccio a passare nella parte centrale della mappa? Bestioline! Quelli sono i the dolphin qualcosa, non mi ricordo bene, però sono molto fighi. E lasciano delle scie super bellissime, tutte colorate. Ma non c'è un passaggio? Io come ci passo? Di qua forse, aspetta, aspetta. Qui? Oh. Sì, 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 di qua si può passare. Di qua si può passare. Ok. Oh, c'è sotto il riflesso del Menga. Non ci vedo una cippa. Ah, ma stiamo... Ah, noi galleggiamo qui. Siamo nell'iperspazio. Ok.
Molto bene, molto figo. Lì ci sono altri passaggi. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai alla super velocità. Speriamo non ci siano creature troppo brutte qua. A parte quelle bestioline strane che sono un mix di... aspetta, 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 vedo cose. Sono loro, sono loro. Aspetta, aspetta, fammi vedere il nome che non me lo ricordo. Astrodelphis, ecco, non Dolphin qualcosa. Astrodelphis. Oh, che bellini. Sono bruttini e bellini al tempo stesso come la maggior parte delle creature di Ark. Molto carini. Oh sì, ce ne dobbiamo prendere una più presto. Non so come si faccia, devo informarmi. Però più presto lo faremo. Allora, aspetta, fatemi andare a vedere cosa sono quei cristalli verdi, che ora sono curiosa. È molto bella questa cosa che non possiamo atterrare praticamente. Ok. Cosa ci dà? Ambra grigia e mutagel. Mutagel serve per addomesticare qualcosa. Ne sono quasi sicuramente certa. Quanto metallo! Quanto metallo! Eh no, ma co così mi riempio un sacco. No, devo venire qua con una bestia. Quanto metallo! Ma che scherziamo? Aspetta, che questo mutagel, sono sicura ci servirà per qualcosa. Aspetta, ne voglio altro, ne voglio altro. Quanto pesa? Pesa molto? No, questa ambra grigia invece è un pochino. E anche questo metallo, mi dispiace mollarlo però. Una sostanza cerosa nascosta usato per l'artiglieria della sella Tech per Astrocetus. Allora questa roba ci serve. Aumentiamoci il peso, va. Però mi sa che il metallo lo devo buttare. No, mi piange il cuore. Aspetta, lo divido a metà. Ah, no, non basta. Ok, buttiamo via tutto. Allora, ciao. Addio metallo. E anche un po' di questo. Se no siamo troppo pesanti, ho paura di morirci malamente se qualcosa ci attacca. E ok, be benissimo. Quindi questa zona è strapiena di roba interessante. Guarda qua. Guarda qua. Ok. No, devo tornare con una bestia che possa caricare, cioè sopportare un carico considerevole. Ci potrò venire qua con qualche bestia senza che mi muoia? Non lo so. Allora, lassù, cosa vediamo lassù? Ci sono... Ah, no, che cosa è successo? Voglio andare per di là. No, non voglio andare dritto, voglio andare in super di là. No, niente. Se uso la super velocità devo per forza andare dritto, non posso andare verso là, per l'alto. Cos'è? Ciao? No, 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 non mi sembri buono! Non mi sembri per niente molto buono! No, 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 no! Via, 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 via! Non so cosa sia, ma non mi sembra una cosa carina. Ah, c'è una di quelle nuove viverne! No, aspetta! Aspetta, fatemi andare via di qua! Velocissimi, velocissimi, velocissimi! Ciao! Ci sta seguendo tanto, ci sta seguendo tanto! No, 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 voglio andare via, voglio andare via, voglio andare via! No, no, ero solo in esplorazione, io ero solo in esplorazione, non voglio rompere le scatole a nessuno, lo giuro! Loro non possono entrare qui, vero? Io sì! No, fatemi andare qui, fatemi andare qui! Veloce, Giannina, muoviti! Non so cosa sia, ma ci sta attaccando e ci sta facendo molto male! Ok, qui siamo protetti? Sì. Sì, mi sembra che qua non possano entrare, ok? No, possono entrare. Mi sembra che possa entrare, mi sembra che possa tanto entrare! Ok, no, 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 via, 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 sto andando dalla parte sbagliata, ne sono più che sicura. Qu quasi più che certa. Ok? Ok, vai, 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 Giannina, Giannina, muoviti, muoviti, muoviti. È vero che ci siamo liberati di... tutto quello che era difficile. Ah, ci sta ancora seguendo, ma non è possibile. Meno male che abbiamo la super accelerata. Ciao. Ah, ok, siamo dall'altra parte della mappa. Lei ci sta ancora seguendo. Forse no. Forse no. Ok, molto bene. No, non mi sta seguendo. Ok. Ma che bellino questo bronto. Deve essere uno di quelli R tipo. Aspetta, 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 faccio vedere, faccio vedere. R Brontosaurus. Ma che bellino. Quindi tutte le creature R sono da questa parte della mappa? E sono tutte un po' strane, quindi. Ok. Ok, allora, questa è la parte di mappa che non appena arrivati su Genesis avevo esplorato, ma non c'era nessuna creatura. Ora vedo che finalmente si è popolata, quindi in teoria dovremmo vedere qualche creatura nuova. Tipo quei leoni un po' stranini, molto bellini, che se non sbaglio si addomesticano passivamente, quindi che pizza, però vabbè.
La viverna non so se ci ha perso di vista o se semplicemente non può arrivare in questa zona, però non voglio scoprirlo. Quindi dobbiamo trovare un altro passaggio per tornare indietro, perché ormai quella è nel tunnel. Guarda che belli, sti pronto! No, vabbè, ma guarda i colori, ma sono bellissimi! Bellissimissimi! Oh, ne voglio assolutamente 2, 3 o 4 di questi. Aspetta, 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 lì vedo una cosa nella roccia, vedo una cosa nella roccia. Che cos'è? Che cos'è? No, forse è solo un fungo. Sì. Pronto, se toglie la coda, io vorrei raccogliere. Grazie. Aspetta, ok. Posso raccogliere. Sì, posso raccogliere, che cos'è? No, metallo, sabbia. Ah, funghi. No, niente, ok, speravo fosse qualcosa di super strano, super figo. Ma qui non dovrebbero esserci da qualche parte anche i fiori rari? Che mi servirebbero un po' di fiori rari. Eccolo! Eccolo! Eccolo, 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 eccolo! Le creature nuove, le belline e le leoncine. Come sembrano molto cattive. Ciao. Che figata. Sono un po' inquietantine. Sono di livello anche bassino, Dannation. Queste sono passive, vero? Porca puzzola. No, che belle. Oh mio Dio. Oh, che belline. Sono contenta che le abbiamo viste almeno. Saranno anche cattive, io presumo. Cioè, tipo, se mi vedono, ciao. Sì, 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 decisamente cattive, decisamente cattive. Ciao, cioè, guarda come mi seguono. Come corrono. E la pepetta, e la pepetta. Guarda lì come corrono. Ok, via, via, no, 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 no. Via, c'è un carno, c'è un carno, c'è un R carno, un R carno. Ciao, no, scusatemi, scusatemi. Si scannano tra di loro? Si scarnano tra di loro. Va bene, la smetto. Molto bene, allora, un po' di creature nuove le abbiamo viste, quindi io direi che mo ce ne torniamo a casetta bella, al riparo, tranquilli, tranzolli, sperando che i Rex che abbiamo preso a difesa abbiano fatto il loro dovere. Ma peccato che con le creature non si può usare la super velocità. Cioè, per arrivare fin laggiù, da qui ci metto una vita portandomi una bestia. Oddio, vabbè, no, con l'ornitolink ce la possiamo fare abbastanza rapidamente, molto veloce come creatura. Proprio che pizza. Oh, molto bene, men che non si dica, siamo tornati a casetta, tutti vivi, tutti salvi, sì, mi sembra di vedere tutti. Sì, sì, molto bene, molto 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 bene. Va bene ragazzoli, allora direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Baci baci a tutti, ciao ciao. Oh.